Benvenuti nel mio store, qui potete acquistare magliette a maniche corte, a maniche lunghe, personalizzati con i loghi che ho creato io di American Truck Euro Truck Simulator 2, immagini che ho creato con GIMP scattate ovviamente su American Truck Simulator, e potete anche acquistare una bellissima tazza. Questo è tutto, i prezzi sono modici, se acquisterete darete un ottimo contributo ai miei due canali YouTube e Twitch. Grazie mille e vi lascio a te. Salve a tutti ragazzi, ben ritornati su Coach Simulator, la serie che vi ho portato, anzi riportato, perché la feci anni fa con la Passenger, solo che Deadbeat, il creatore della Passenger, non la fa più quella lì, quella mod, ma ha fatto la Terminal Bus, che già vi ho portato dalla 1.37, se non vale il ruolo, 1.38, non mi ricordo più, con i bus della nostra, ho creato anche la compagnia, come sapete, la bus M84 Tourist Line, solo che questa volta ci ho messo del mio, io ho creato anche una skin un po' più particolare, con i loghi ovviamente, eccetera eccetera eccetera, niente di straordinario, di ovviamente qua è una versione diversa, perché ci sono le porte per entrare e uscire. Comunque ragazzi, stiamo a Linz, dobbiamo andare in dove? Bratislava, se non vado errato. E niente ragazzi, aspetto che si risalgono i passeggeri e partiamo, ok? A dopo. Ok ragazzi, i passeggeri sono entrati, partiamo. Però prima di partire facciamo l'avviso, ovviamente. Gentili passeggeri, vi ringraziamo per aver scelto la nostra compagnia turistica M84 Tourist Line. Godetevi il viaggio e se avete bisogno di qualsiasi cosa potete suonare l'apposito campanello. Grazie, buon viaggio. Sono 220 km più o meno. Spero che vi sia gradito questo ritorno della Tourist Bus Line, Tourist Line, M84 Tourist Line. È una costola della M84 Import ed Export, che tratta viaggi turistici, bus coach. I coach sono praticamente i bus turistici che hanno tutti i servizi, compreso un piccolo cucinino con un fornellino elettrico per riscaldare cibo, bevande durante il viaggio. Ok. Ah ragazzi, ho messo la webcam in basso perché sopra, come vedete, ho i due specchietti virtuali, perché purtroppo avrei dovuto praticamente mettere il personaggio troppo alto e quindi per guardare lo specchietto lì, e quindi era un casino enorme. A carburante dovrei farcela, 200 km, ma comunque se troviamo un rifornitore di carburante ci facciamo il pieno. Ok, sì, sempre dritto, perfetto. Allora, ve lo dico adesso, questa mod di bus l'ho trovato su Workshop insieme a altre due o tre. Il problema qual è? Il problema è che non tutte le mod purtroppo hanno i modelli 3D dei passeggeri all'interno, e quindi in un modo o nell'altro, ve lo dico ve lo dico adesso, e ovviamente faccio finta di avere i passeggeri. Un attimo solo che ve lo faccio anche vedere, datemi il
scritto, vedete, non c'è nessuno. Purtroppo è così, ma noi facciamo finta che ci sono, non vi preoccupate. Questa serie la sto portando in live, trovate il link in descrizione ovviamente dell'altra piattaforma per la live, dove appunto magari in sovraimpressione, se mi ricordo, metto il, gli metto anche il nome del canale. E se vedete che la chicchia un pochettino, è purtroppo è la mod del bus, non è compatibilissima con la 1.39 e quindi dà un po' di problemini. Comunque non vi preoccupate. C'è un distributore. Avvisiamo i signori passeggeri che che devo fermarmi per questioni di carburante. Se volete sgranchirvi un po' le gambe, avete 10 minuti di tempo. Grazie. Ok, si riparte. Nel frattempo i passeggeri sono andati, sono ritornati a prendersi il caffè, il cornetto, e si riparte. Fatemi sapere se vi piace questi video che ve li riporto, io vorrei ricominciare a continuare. Dai, passa, che c'hai tu 3 corsie, c'hai 3 libere, cioè 2, porco 2, quanto mi fa incazzare questa cosa dell'intelligenza artificiale. Non è la prima volta che glielo dico alla SCS, anche durante le live, ma i miei messaggi vengono proprio, posso dirlo, cagati di striscio. Miei, quello di altri, perché ci sono anche altri che segnalano questa cosa. Sempre dritto. Diavolo. E niente, vabbè, comunque. Ma non è solo questo, ma anche su American Truck. Porca miseria. Comunque. Ovviamente la bus terminal, la terminal bus, dico sempre tutto al contrario, si chiama terminal bus di Deadbeat, dalla 1.38 non l'ha più rilasciata gratuita, ma perché era gratuita fino alla 1.37, ma l'ha rilasciata alla 1.38 a pagamento. Vi metterò il link in descrizione dove acquistarla. Costa 4,90 euro e non dovete acquistarla sempre, ogni versione vi arriva l'aggiornamento direttamente via email, scusate il telefono, stavo dicendo, vi arriva l'aggiornamento via email, dove appunto vi manderà appunto l'aggiornamento, cosa che farà quando ci sarà il DLC Iberia, cioè l'anno prossimo, tra un mese o poco più. Quindi sempre dritto. Sì, sempre dritto con cosa? Col rosso? Non sfondiamo i Volkswagen a questo signore qua. E nulla, ragazzi. A me fa un piacere enorme, anzi la copertina, io già ho scattato le foto, una foto al bus, però ovviamente quello è, l'ho fatto durante uno dei miei viaggi, stavo parlando appunto dei viaggi,
che faccio i live. L'ho iniziata, l'ho riniziata in live, con conteggio personale, personalizzato delle live. Seguitemi, ogni giovedì ci facciamo un viaggio lungo. Allora, io ho preferito prendere l'Iveco perché sì, mi piace. Non c'è un motivo particolare, a parte che è italiano e noi vogliamo l'Italian style, la vogliamo. E che cacchio. Ho usato sempre bus Man, Mercedes, Scania. Non avevo mai usato un bus Iveco e quindi vai d'Italia stai. Girate a destra. La compagnia è italiana, quindi ci vuole un bus italiano. Anche se giriamo l'Europa intera. In questi giorni stavo parlando con io e David, stavamo ragionando sul fatto perché la SCS non prenda, siccome ci sono modder, cioè voglio dire, che fanno delle mod pazzesche, soprattutto per quanto riguarda le mappe. Ecco, Deadbeat, cioè, ha fatto una mod pazzesca, ha ricreato sia sulla mappa base, dopo, adesso ve ne dico anche, vi spiego anche come funziona la Terminal Bus, sia la mappa base sia la quelli del DLC, ha ricreato le stazioni, i Terminal Bus, sia come stazioni di bus vere e proprie, sia sfruttando, sta pure piovendo, beh, sfruttando come si chiamano le fermate che ci sono nelle città dove siamo partiti praticamente da zero. E potrebbe l'SCS prendere questa mod, oppure prendere stipendiare, ecco, Deadbeat, e fare un DLC, magari un o un gioco a parte, prendendo la mappa completa di Euro Truck e mettendo facendo appunto Coach Simulator, magari prendere, che ne so, le licenze dei bus dei vari marchi, ecco. Bratislava siamo arrivati, ah no, a 30 non c'è il... ok. Io stavo venendo nessuno, neanche da destra, ragazzi, quindi già ho visto. Non è che me ne sono andato così. Per quanto riguarda la mod bus, Terminal Bus, quando l'acquisterete dovete prima di tutto scaricarvi dal sito la mod licenza, perché è sotto licenza. Senza la licenza la mod non funziona, quindi dovete acquistarla per forza, perché è personale quella licenza, è personale per voi. Dopo potete scaricarvi la mod vera e propria, che consiste in 6-7 file, no, sono 7 file al momento, perché non c'è Iberia, e consiste praticamente nel Terminal Bus base, quella che funziona per chi ha solamente la mappa base del gioco senza DLC, e poi tutti i file che dei DLC, c'è quello Vive la France, Black Sea, Scandinavia, Gong East, insomma tutti i DLC. Girate a destra più avanti. L'Italia ovviamente.
E nulla. Dovete mettere ovviamente nella cartella e seguire l'ordine di installazione. Ok. Ragazzi, io mando un attimo il messaggio di arrivo. Avviso per i signori passeggeri che tra pochi minuti arriveremo a destinazione. Controllate il vostro bagaglio, non lasciate nessun oggetto personale a bordo e grazie per aver scelto la nostra compagnia M84 Tourist Line. Arrivederci. E ok ragazzi, siamo arrivati. Va bene ragazzi, da Mangio84 è tutto, io spero che vi sia piaciuto ovviamente questo video, ovviamente lasciate un bel commento, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e ovviamente i link trovate in descrizione anche per quanto riguarda le live e ci vediamo alla prossima, ciao!